Ciao amici, ciao amiche. Allora, vorrei farvi notare che l'attuale Papa è un Papa che venera gli Elohim, che venera Yahweh. Per la Chiesa Dio è Yahweh. Ma assolutamente questo è un assurdo, perché se voi leggete cosa ha fatto sto Yahweh, capirete che al confronto di Yahweh Attila, Gengis Khan e tanti altri genocidi massacratori di esseri umani erano, insomma, che ne so, erano bravi ragazzi al confronto di quello che ha fatto Yahweh. A questo punto, piuttosto che avere Yahweh come Dio, sarebbe meglio scegliere, che ne so, Berlusconi, Renzi, che ne so. Io faccio un esempio così ridicolo per non. E invece noi mettiamo come nostro Dio un essere vero, un vero Dio, il vero Dio dell'universo, e mettiamo come centro dell'insegnamento Gesù. Per questo io sono un papa gesuista, mentre il papa che abbiamo attualmente, anche tutti i papi della storia, sono stati dei papi che hanno messo in pratica gli insegnamenti di Yahweh. Grande potere, ricchezza, sfarzosità e altre cose, insomma, lasciamo perdere. Dunque, vi vorrei dire che è molto importante saper esprimere il Talat, cioè il vostro libero arbitrio per quello che riguarda i terrestri, è molto importante. E infatti io vi farò vedere un esempio. C'è una signora che voleva parlare con me a tutti i costi e finalmente siamo riusciti ad entrare in contatto e lei mi ha raccontato delle cose. Io vi farò vedere appunto di cosa si tratta. Sono io Maurizio, che felicità che mi hai contattato perché le cose mentre si stavano aggiustando stamattina, di ricominciare, ho sentito mia figlia che stava bene, dice sto bene, e poi all'improvviso è impazzita di nuovo. Allora ti mando un messaggio, se potessimo parlare sarebbe tutto più facile, sì. Ok, non so, io vorrei parlare con te perché so che ci stanno delle cose che non ho ancora capito e tu puoi aiutarmi sicuramente a mettere del chiaro nella mia testa, perché i dubbi ci stanno sempre. Grazie, grazie. Ciao Antonella, ma certo, io con te ci parlo volentieri. Il problema è che io sto facendo delle cose e le telefonate mentre faccio delle cose non mi vengono bene. Ma tu puoi farmi varie domande audio, io cercherò di risponderti, ok? Piccolo cenno, da 3 giorni erano cominciati degli avvenimenti come quando si vede un film tipo Poltergeist, che tutto vola, tutto si rompe. L'ho vissuto veramente, però non ho avuto assolutamente paura. Cercavo di capire che cosa fosse. Adesso finivo di pulire, c'ho dei bustoni di vetro pesantissimi, ma Sciocchi mi aiuta comunque. E dopo 2 giorni è finito tutto, ma prima di finire questo era cominciato pure a trasudare il pavimento nel salone ed io ero lì ad asciugare, asciugare, asciugare. Stamattina, quando ho detto non voglio essere governata da voi, andate via, e poi ho detto avete firmato il sacro Talal, lasciatemi in pace. Lasciate in pace me e tutta la mia famiglia. Che cosa è successo? Ho finito di parlare oddio, mi scordo, dopo ti farò sapere. Qualcuno del gruppo che certamente ti hanno fatto cenno di me. E che cosa è successo? Ho detto vabbè, mo ricomincio a pulire per terra, ad asciugare l'acqua. Mi sono girata, il pavimento completamente secco. Per la verità devo dire che pensavo che continuasse dopo, o almeno avevo il timore. Invece non è più tornata una goccia d'acqua.
E anche questo è andato via. Ho telefonato a mia figlia, che è cambiata tantissimo, tantissimo da quando ha fatto una certa cosa sulla spalla. E ho detto: Bella, si chiama Bella, come stai stamattina? E lei mi ha detto: Sto bene, mamma, sto bene, sto benissimo stamattina. Dio grazie, Dio grazie. Poi sono successe altre interferenze, ma io non mollo, non mollo, non mollo. Ciao carissima Antonella, sì, è proprio così come diceva Gesù, la tua fede ti ha salvata. E questo ovviamente dipende dal fatto che tu hai pronunciato il Talat, no? Hai detto lasciatemi in pace. E perché noi abbiamo appunto il libero arbitrio di non volere nessun tipo di interferenza da parte di questi alieni, da parte di questi Elohim. Nel momento che tu lo esprimi con convinzione, o anche tua figlia lo esprimesse con convinzione, tutti questi fenomeni spariscono. Ok? Anzi, se mi permetti, io vorrei, se non ci sono problemi per te, mettere questa tua testimonianza in uno dei miei video, in modo che le persone possano cominciare a capire che qui si tratta di cose che funzionano veramente, come diceva Gesù, la tua fede ti ha salvato. Io non ho problemi, Maurizio, assolutamente, anzi se può aiutare qualcuno con tutto il cuore. Ma come dicevo a Maurizio, no, come si chiama l'altro? Ok, come dicevo a altre persone del gruppo che ho conosciuto, Eufrasia, Ornella. E l'altro sembra che sia siciliano. Assolutamente, ho raccontato ma un centesimo di quello che ho vissuto. Stavo per pubblicare un libro, te l'ho detto, poi mi sono ritenuta perché sono cose troppo preziose quelle che ho vissuto. E non vorrei turbare qualcuno, ma ho vissuto queste cose, ma ne ho vissute di stupende anche, dove credo che sia proprio l'amore di Dio che mi ha protetto, si è fatto sentire. Non lo so, non lo so, o Gesù stesso. Certo che sono stata protetta tanto, 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 perché dicono che quando qualcuno, diciamo, ha doni, qualità, non lo so. A me mi ha sempre, sono di origine napoletana, sfrocoliato. Io ho sempre detto via, via, via. Si è manifestato anche con altre esperienze, però fortunatamente le ho vissute bene, benissimo. Fai tu, io potrei raccontarti tante altre cose, però come tu decidi, sei un grande e mi fa tanto piacere conoscerti. Grazie. In sintesi, questa signora ha applicato il Talat e immediatamente ha avuto un grande sollievo per quello che riguarda i problemi che stava subendo. Voi dovete sapere che quando andate in chiesa gli date proprio carta bianca a questi Elohim e possono farvi tutti gli scherzi che vogliono. Possono farvi credere all'esistenza del soprannaturale, facendovi avere delle allucinazioni, ma non soltanto delle allucinazioni, proprio anche dei fenomeni che producono degli effetti nell'ambiente. E questa signora ha visto che questi fenomeni sono smessi immediatamente appena ha pronunciato il Talat, però il Talat va pronunciato bene per essere veramente efficace, io sto cercando di spiegarvi come si fa. E per questo voglio farvi ascoltare cosa è successo a questa signora, ascoltate bene, e da lì capirete pure che è necessario che, cioè non è che lei può dirlo anche in nome di altre persone, ognuno deve dire il Talat per conto suo. L'unico che può dirlo in nome di altre persone sono io, in qualità di Papa. Se voi mi eleggete Papa, perché a quel punto mi date la delega per rappresentare tutti voi, capito?
quel punto io posso esprimere il Talat per voi, tutti quelli che hanno aderito alla mia religione. Quindi, cosa posso dirvi? Ascoltate attentamente e riflettete su queste cose che sono successe. Io vi amo da sempre.